Andrea Dal Corso, dopo un passaggio rapido al Festival del Cinema di Venezia, torna su Canale 5 per partecipare a Uomini e Donne di Maria De Filippi come protagonista. Niente di ufficiale. I due non sono ancora fidanzati, ma sicuramente si sono lasciati travolgere dalla passione e da quello che è nato nel villaggio di Temptation Island 2018. Andrea Dal Corso è stato ospite della prima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, proprio al fianco della bella Martina Sebastiani, con la quale sta vivendo al massimo questo periodo senza preoccuparsi di imbrigliare le cose dentro gabbie o etichette. E allora cosa aspettarsi da loro? Al momento Andrea Dal Corso ha partecipato al programma dicendo la sua su Giampaolo, scusandosi con lui per come sono andate le cose, ma anche affermando che prova qualcosa per Martina e che per lei ha rinunciato al trono che Maria De Filippi avrebbe voluto offrirgli. Al momento sembra davvero che le cose tra loro vadano bene e che per questo, alla fine, andrà avanti così fino a quando tutto non finirà o, magari, si passerà al passo successivo con una bella convivenza. Punto e dao per Andrea Dal Corso famoso o... Andrea Dal Corso è ormai diventato più popolare di tanti altri concorrenti conosciuti a Temptation Island. Lo vedremo inoltre a Uomini e Donne al fianco di Martina Sebastiani, anche se la loro relazione è durata pochissime settimane. I due si sono conosciuti e vissuti appieno, tanto da diventare la coppia più gossipata del momento. E sembra però che ci fosse qualcosa di indefinito pronto a bloccare la loro love story sul nascere. Non è chiaro se Martina intanto stia facendo marcia indietro con l'ex fidanzato Giampaolo IV, ma nel frattempo Andrew ritornerà sul piccolo schermo per parlare della sua incursione nella loro relazione. Il tentatore ha infatti conquistato Martina con attenzione e dolcezze, riuscendo a darle forse tutto ciò che le mancava nella relazione con Giampaolo. Quest'ultimo tuttavia non ha mai visto in lui un rivale o qualcuno da odiare, come dimostrano alcuni video estrapolati dalle registrazioni. L'ex fidanzato di Martina contesta infatti a quest'ultima l'essersi lasciata troppo andare con Andrew, persino solo dopo pochi giorni averlo conosciuto. Per ora sappiamo solo che Andrew è rimasto zitto al fianco della Sebastiani, ma di certo avrà da dire qualcosa in merito a quanto sta accadendo. Una visita alla Mostra del Cinema di Venezia. Andrea Dal Corso si è concesso una visita alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, dopo aver registrato la puntata di Uomini e Donne. Lontano dagli studi, il tentatore ha avuto modo persino di incontrare Ron Moss, il celebre Reedy Beautiful. O perlomeno l'attore che lo ha interpretato per diversi decenni e che ha spezzato molti cuori grazie alla sua nota mascella. Per Andrew l'incontro è stato significativo, soprattutto perché Moss gli ha dato la possibilità di capire come lo spettacolo a volte non influenzi l'animo di una persona. Ai suoi occhi l'attore si è dimostrato fin troppo umile, sensibile e disponibile, e si è chiesto se sia riuscito a conquistare una foto al suo fianco spinto da quel subconscio che ci permette di attrarre ciò che desideriamo attrarre, vicino a ciò che siamo per davvero. Nessuna donna al fianco dell'ex tentatore, se non l'amica e coreografa Vanessa Schiavon, con cui si è immortalato in una foto che li riprende in barca. In realtà Andrew mostra uno sguardo non troppo sveglio e comprendiamo il perché Vane mi ha svegliato, sottolinea in una storia di Instagram. Visualizza questo post su Instagram: ho deciso di condividere questa foto con Ron perché venerdì ho conosciuto una persona di un'umiltà incredibile. Il più delle volte la TV, il cinema, la fama in generale, portano diverse persone a trasformarsi in esseri menefreghisti, altezzosi, insensibili. Sia Ron che sua moglie Devin sono due persone davvero squisite, super disponibili con cui poter parlare di qualsiasi argomento. Mi chiedo se sia soltanto fortuna nell'incontrare un certo tipo di persone, o se siamo noi stessi, attraverso il subconscio, ad attrarre ciò che desideriamo attrarre, vicino a ciò che siamo per davvero. Chiocciola Devin De Vasquez cancelletto Ron Moss cancelletto Festival del Cinema cancelletto Venice cancelletto Gentleman cancelletto Petrelli cancelletto Umiltà cancelletto Italian Quotes cancelletto Elegance cancelletto Classy cancelletto Lay Attraction cancelletto Legge dell'Attrazione. Un post condiviso da Andrea Dal Corso? Venice chiocciola Andrea Dal Corso in data 7/10/2018 @217 PDT riproduzione riservata.